Ciao a tutti, oggi prepareremo il ciambellone variegato al tiramisù. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono zucchero, uova, panna fresca, lievito per torte, una bustina di vanillina, olio di semi di girasole, cacao in polvere, una tazzina di caffè espresso, farina di tipo 00 e fecola di patate. Diamo il via alla ricetta. Prima di iniziare la ricetta, uscire la panna dal frigo almeno 30 minuti prima per essere a temperatura ambiente. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e le uova e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio il misurino. Ed azioniamo il bimby per 10 minuti a velocità 5. Aggiungiamo adesso l'olio ed amalgamiamo per 20 secondi a velocità 4. Aggiungiamo la panna che deve essere a temperatura ambiente. Azioniamo il bimby per 40 secondi a velocità 4. Aggiungiamo la farina. La fecola, il lievito ed amalgamiamo per un minuto a velocità 4. Trasferiamo i 2/3 del composto in uno stampo del diametro di 22 cm. Dopo aver lasciato una parte del composto all'interno del boccale e aver versato l'altro nello stampo, adesso aggiungiamo il cacao e il caffè. Facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 4. Il composto è pronto, versiamolo nello stampo. A questo punto con una forchetta andiamo ad effettuare dei movimenti per variegare tutto il ciambellone. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-50 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Ciambellone variegato al tiramisù. Grazie e alla prossima ricetta!